Bene, siamo alla spiegazione del gioco. Ora vediamo che qui in un angolo c'è questo pezzettino qua che esce. Quando è dentro sembra tutto quanto che non c'è niente, in realtà premendo l'angoletto questo esce fuori e si, diciamo, autoblocca qua. Trattalo con delicatezza, non lo rompere e iniziamo il gioco. Il gioco si inizia con questo segmento segreto già leggermente fuori. Vedi? Sporge già di 1 mm. Tu inizi con le scatole, prendi le scatole, questi li togli, così, uno e due. Qui praticamente sporge, ma nessuno ci fa caso perché il pubblico è davanti a te. Mostri le scatole, le fai vedere anche dentro. Prendi queste, così prendendole copri il punto, vedi? E fai vedere le scatole avanti e dietro. Quindi hai mostrato le scatole e hai mostrato i cassetti. Metti all'interno qui il trucco. Appoggi qua il dito dove c'è la linguetta, tieni praticamente fermo, così indice, scatola è questo, e allunghi il cassetto. Allungando il cassetto ti rimane in realtà questo qua pronto. Uscendo fuori tutto, premendo, vedi? È così. Quindi appoggi uno e due a fianco a te. A questo punto facciamo il primo passaggio. Prendo queste due scatole e le metto a contatto così, ci sei? Premendo un cassetto, esce fuori l'altro. Impara tutti i vari passaggi. Secondo passaggio, prendi la carta, la metti al centro, premendo un cassetto, esce fuori l'altro. A questo punto prendi le scatole, le ruoti così, guarda come, oh, così, qui c'è il trucco, messo in questa posizione. Le muovi, le allarghi, passi la carta al centro per far vedere che non ci sono fili. A questo punto prendi le carte, le metti una, queste le metti una davanti l'altra. Tieni fermo in questo modo, va bene? Così. Questo leggermente semmai a sinistra in maniera tale che sei sicuro che non si impunta il cassetto. Premendo, si apre l'altro cassetto. A questo punto appoggi questo con la mano destra sul palmo della sinistra, sui pollici indici e tiri indietro in maniera tale che questo rimanga fuori e che non si veda. Lo spettatore è davanti, quindi non lo vedi. Prendi questo cassetto qua che eri nella mano destra, lo metti esattamente sopra e fai vedere che lo stai per spingere. Fai vedere che lo spingi qua con il dito così. Però in realtà al momento di spingere la punta si abbassa un po'. Guarda, io spingo e spingendo uno, qui sotto abbiamo la linguetta, spingendo uno va anche l'altro. Spingo uno e va anche l'altro. Ma li posso mettere anche sfalsati e vai con quest'altra mossa. Qui abbiamo questo, Quindi vai con quest'altra mossa, li metti sfalsati così, spingi uno e viene via l'altro. A questo punto uguale, togli il cassetto indietro, questo ti rimane qua sulle dita, togli il cassetto indietro, quella mano leggermente inclinata verso l'alto in maniera tale che lo spettatore non veda, c'è la copertura. Quindi togli il cassetto indietro, ti appoggi qua, lo ruoti così e vai a chiudere. Mentre chiudi questo, fai questa posizione, il pollice va qua. Quindi contemporaneamente farei così. Chiudi questo, il pollice spinge e quindi tiri su e hai ottenuto questa posizione. A questo punto vai con la carta e la metti al centro per dividere le due carte. Una è questo qua, mentre sei in questa posizione lo togli e te l'appoggi qua sul tavolo. A questo punto questa te la metti così e tiri giù il cassetto. Tirando giù il cassetto te lo ritroverai qua sul mignolo. Vediamo cosa è successo. Stavi così e tiri giù il cassetto e te lo ritrovi qua sul mignolo. Tutto questo però avviene con la copertura della carta, quindi da sopra a sotto, lo sento qua sul mio mignolo, ok? Sono pronto con il mignolo a spingere un pochettino in su. Quindi con il mignolo togliamo la carta per farti capire qual è la situazione, col mignolo darò un colpetto in su, va bene? Quindi ho la carta in mezzo, ma insomma il concetto è quello. A questo punto tu chiudi questo e contemporaneamente spingi su col mignolo. Facciamo questo passaggio senza niente, va bene? Quindi questo qui il mignolo è appoggiato, questo è appoggiato qua sul tavolo aperto, ma addirittura a distanza basta premere, apro e non si aprirà tutto, ma sti cavoli. A questo punto come è fatta la linguetta? È fatta in maniera tale che se tu lo alzi un po' verso il basso rientra dentro, va bene? Riesce a rientrare dentro. Quindi noi abbiamo questa situazione qua, il cassetto, tu prendi qua. Spingi un po' in alto e la fai entrare dentro. Appena sei così, premi fino in fondo e appoggi sul tavolo. Quindi rivediamo questo passaggio qua del finale. Ok, questo è così. Col mignolo sei pronto a dargli una spinta. Questo è così. Guarda, basta solo chiudere qua.
e che adesso si muove. A questo punto spingo un po' in alto e prendo questa, l'appoggio sul tavolo, dico guarda, posso far controllare la carta che non ci sono magneti, le mani non ci sono fili, posso far vedere i cassetti che non contengono nulla e anche le scatole, i cassetti, tutto quanto chiuso. Fa così, verifichi bene col pollice che sei chiuso e chiaramente li metti davanti agli spettatori, fai vedere che non ci sono magneti, ma non glieli fai toccare tanto, eh. Se mai uno la prende un attimo in mano non si capisce, però non è che glieli lasci là mezz'ora, se no magari possono capire che c'è un angoletto che contiene il trucco. Quindi, come tutte le cose, gli dai l'idea che le possono controllare, ma non le fai in realtà controllare. Un attimo, prendi, metti via, dici no, no, aspetta, aspetta, passi un altro gioco e passi subito a fare un altro gioco, o le metti via e basta e amen. L'importante è dare la sensazione che si possa controllare, ma senza darle a controllare molto bene. Tutti i passaggi te li ho fatti abbastanza velocemente, ognuno di questi passaggi richiede uno studio apposta, quindi eserciti un pochettino prima di presentarlo in pubblico, questo bellissimo effetto.